2017 in forte crescita per Banca IFIS, un mercato degli NPL sempre più interessanti. Quali sono le prospettive del prossimo futuro e soprattutto NPL, consulenza alle PLI, quali saranno i driver? Ma per quanto riguarda il mercato dei crediti deteriorati, gli NPL, c'è molta attenzione e molte aspettative. I regolatori stanno spingendo perché le banche si disfino più in fretta possibile di crediti deteriorati, e questo apre delle eccellenti opportunità per chi è su questo mercato. Per parte nostra siamo concentrati sulla parte consumo, credito consumo unsecured, la parte più fragile, la più debole. Abbiamo 1,5 milioni di debitori da seguire e da accompagnare con attenzione verso un miglioramento della loro condizione finanziaria. Se possiamo aumentare, sarà possibile aumentare il nostro supporto, lo faremo con grande interesse. Quindi un settore che crediamo possa andare bene. Sul settore delle piccole e medie imprese c'è tantissimo da fare anche qui, perché a ben guardare l'offerta da parte degli operatori di finanza alle più piccole, la parte più fragile delle piccole e medie imprese è molto limitata, la domanda è forte, le imprese hanno bisogno di essere supportate, le banche tradizionali tendono a dare supporto alle imprese più grandi, a quelle che hanno meno probabilmente bisogno di essere aiutate, e le piccole restano un po' più scoperte. Banca IFIS si candida, lo ha sempre fatto negli ultimi 30 anni, si candida ancora per il futuro di breve, medio e lungo termine nel supportare queste imprese, nel dare loro le soluzioni di cui hanno bisogno. Sembra che ci sia stato un forte interesse degli investitori esteri in questo meeting. Ma oggi stiamo vedendo 38 fondi, più di 50 persone, qualcosa di veramente non visto in anni recenti. Mi pare che l'interesse sia veramente molto forte, quindi un buon segnale di attenzione anche nei confronti del Paese, quindi bene sotto questo punto di vista, molto soddisfatti.